Pace fratelli, pace sorelle, benvenuti ancora a questo momento dove possiamo seguire insieme un culto registrato dai nostri locali qui di Catania, via Susanna. Possiamo ascoltare una predicazione della parola di Dio. Sono sicuro che il Signore saprà ancora stasera edificare, esortare, incoraggiare la nostra vita, ogni volta che noi prestiamo ascolto a un messaggio da parte del Signore, egli ha qualcosa da trasmettere a ciascuno di noi. Che Dio benedica la nostra vita, la vostra vita insieme. Prima di ascoltare il messaggio che sarà tratto dal libro di Neemia, capitolo 13, verso 15, il tema gira intorno a due frasi: porte chiuse e porte aperte. Quale porte della nostra vita vanno chiuse e quali sono le porte della vita invece che devono essere aperte e restare aperte? Sicuramente il Signore saprà indicare il suo messaggio a chi ascolta col cuore. Ascolteremo anche un cantico che è stato cantato quella sera stessa, intitolato Risuscitami. Fratelli, ascoltiamo con un cuore aperto, Dio ci benedica. Dopo la predicazione ci rivedremo insieme per una parola di preghiera. Gloria al Signore. Adesso io voglio uscire fuori.
Neemia, capitolo 13, e leggiamo insieme dal verso 15. Dio benedica la sua parola ai nostri cuori. Amen. Seguiamo la lettura insieme. Grazie a te, Gesù. In quei giorni osservai in Giuda alcune persone intente a pigiare l'uva in giorno di sabato, altre a portare, caricandolo sugli asini, grano e anche vino, uva, fichi e ogni sorta di cose, che facevano giungere a Gerusalemme in giorno di sabato. Io li rimproverai a motivo del giorno in cui vendevano le loro derrate. C'erano anche persone di Tiro, stabilite a Gerusalemme, che portavano del pesce e ogni sorta di cose, e le vendevano ai figli di Giuda in giorno di sabato e a Gerusalemme. Allora rimproverai i notabili di Giuda e dissi loro: che significa questa cattiva azione che fate, profanando il giorno del sabato? I nostri padri non fecero proprio così. Il nostro Dio fece per questo piombare su di noi e su questa città tutti questi mali. E voi accrescete l'ira ardente contro Israele, profanando il sabato. Non appena le porte di Gerusalemme cominciarono a essere nell'ombra, prima del sabato, ordinai che queste fossero chiuse e non si riaprissero fino a dopo il sabato, e collocai alcuni dei miei servi alle porte affinché nessun carico entrasse in città durante il sabato. Così i mercanti e i venditori di merci di ogni genere una o due volte passarono la notte fuori di Gerusalemme. Allora rimproverai e disse loro: perché passate la notte davanti alle mura? Se lo rifate, vi farò arrestare. Da quel momento non vennero più di sabato. Ordinai anche ai Leviti di purificarsi e venire a custodire le porte per santificare il giorno del sabato. Anche per questo ricordati di me, o mio Dio. Abbi pietà di me, secondo la grandezza della tua misericordia. Amen. State pure comodi, fratelli. Gloria al Signore.
Gloria a Dio. Verso 19. Riferendosi Neemia alle porte della città, ordinai che queste fossero chiuse. E stasera vogliamo parlare di porte chiuse e porte aperte. Certe porte della nostra vita che devono essere chiuse, ma altre porte che desideriamo siano aperte e che possono restare anche aperte. Ora, Neemia osservava un po' l'andamento della città di Gerusalemme e ha notato in questo particolare testo che abbiamo letto un comportamento non consone alla legge divina. Ha visto come alcuni con grande facilità non osservavano il giorno di sabato e tranquillamente si dedicavano a tutt'altro tranne a santificare, consacrare, dedicare quel giorno, quel tempo a Dio. Cioè uno spazio dedicato a ricordarsi del Creatore. Un momento riservato per onorare Dio, per adorare Dio, per coltivare comunione con Lui. E questo veniva trascurato. Alcuni si dedicavano oltre misura ai propri esercizi commerciali, attività economiche. Si entrava e si usciva dalle porte di Gerusalemme in giorno di sabato, come se niente fosse, come se fosse normale, tranquillo, sereno, senza rendersi conto che quel giorno per il popolo di Israele era un giorno da dedicare al Signore. Ora, Neemia sapeva che un tale comportamento aveva nel passato accesa l'ira di Dio. Fu uno dei tanti motivi per cui il popolo fu giudicato e dovette essere deportato lontano dalla loro terra. E per evitare questo affronto alla santità del Signore, egli fece chiudere le porte della città. Sin dal tramonto del sole, della vigilia del sabato, e queste porte non venivano riaperte se non solo alla conclusione del sabato. Ora, da questo gesto di Neemia, da questo episodio, vorrei prendere spunto, fratelli, per porci delle domande stasera. È possibile, una prima domanda, è possibile che l'uomo chiudi la porta del suo cuore verso Dio, ma allo stesso tempo lasciando quel cuore aperto a tante altre cose? A Dio porta chiusa, a Dio cuore chiuso, ma poi per tutto il resto ben venga, no? Ogni altra cosa. Un'altra domanda: cosa è opportuno chiudere così da realizzare nella nostra vita la presenza di Dio? Quali sono magari le realtà che dobbiamo chiudere affinché non smarriamo il vero riposo spirituale che si ottiene per la fede in Cristo Gesù? Ora, queste riflessioni vogliamo fare stasera. Ora, consideriamo subito, nel contesto del passaggio biblico, quelli che vendevano le loro merci in giorno di sabato. Probabilmente lo facevano perché vedevano una ulteriore possibilità anche in quel giorno di guadagnare qualcosa di più. Vedevano la possibilità di maggiore prosperità
economica. Avevano smarrito il senso di quel giorno, perché qualcos'altro aveva catturato i loro cuori. I loro occhi erano spalancati verso la concupiscenza. La concupiscenza degli occhi ha preso il sopravvento e non riuscivano in quel giorno minimamente a contemplare le meraviglie di Dio. Occhi aperti per vedere maggiore guadagno, ma occhi chiusi che non riuscivano a vedere il bisogno di stare davanti al loro Creatore, il loro Dio, il loro Signore. Ah, oggigiorno, fratelli, quanti ancora? In nome di maggiore ricchezza, maggiore prosperità, vedono tutto, ma non vedono Dio. Si aprono a tutto, ma non si aprono al Signore. Eppure Giovanni dice nella sua prima lettera, al capitolo 2, versi 16 e 17, perché tutto ciò che nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Dove è il tuo cuore? Là sarà anche il tuo tesoro. Ciò su cui fissiamo il nostro sguardo spesso riesce a conquistare i nostri pensieri, i nostri sentimenti e la nostra stessa vita. Cosa dice Paolo? Mi viene in mente un testo della parola nel capitolo 3 dei Colossesi, dove dice: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, aspirate alle cose di lassù e non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Alcuni invece di nascondere la loro vita in Dio si immergono in tante altre cose. Occorre che il sangue di Gesù purifichi i nostri sguardi e che il nostro occhio sia puro. Forse è opportuno richiedere quel colirio suggerito alla chiesa di Laodicea, dove leggiamo nel libro dell'Apocalisse al capitolo 3: tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente, tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco, nudo. Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del colirio per ungerti gli occhi e vedere. Oh fratello, sorella, mettiamo da parte un tesoro in cielo, dove non c'è ruggine, dove non c'è ladro. Grazie a Dio per la sua provvidenza, grazie al Signore per quello che noi abbiamo mentre siamo su questa terra, però non chiudiamo il cuore a tal punto che siamo aperti a tutto, ma tranne al Signore. Neemia vedeva: no, nel giorno del sabato non si vende, nel giorno del sabato non si compra, nel giorno del sabato non si entra. Fratelli, ci devono essere momenti, ci deve essere una realtà nella nostra vita che ci porta a dire: c'è un momento per il Signore,
non posso andare oltre, non posso guadagnare qualcosa di più, vendere l'anima mia. Cioè dobbiamo prendere la ferma decisione che noi vogliamo cercare prima il regno di Dio, fiduciosi che poi tutto il resto ci sarà sopra giunto. C'è il vostro amen? Ora facciamo riferimento ad un'altra porta che andrebbe chiusa dentro di noi, ma spesso, ahimè, rimane aperto. E leggo un verso in Matteo, capitolo 6, verso 6. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Gloria al Signore. So che Daniele pregava con le finestre aperte, però probabilmente aveva la porta chiusa. Cosa voglio intendere, fratelli, stasera? Momenti di intimità con Dio. A volte sono interrotti da tante distrazioni e tante diversive. Sì, si prega il Signore, però con la porta aperta. Apriamo il cuore in qualche maniera e cerchiamo il Signore, però la porta rimane aperta. E quella qualità, quel momento che dobbiamo dedicare, coltivare, no? Con il Signore, il nostro rapporto col Signore, quella qualità va scemando. Non si può dire che non preghiamo, però mentre siamo lì la mente è altrove. Mentre siamo con il Signore siamo riperibile per chiunque altro. Quindi basta che qualche cosa arriva e usciamo subito dalla porta. Ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Sì, si fanno determinate cose, si continuano a farle, ma non c'è quel fervore, non c'è quell'intensità. Non c'è quella dedizione, quella dedicazione, fratelli, è essenziale che noi ci chiudiamo in disparte con il nostro Padre Celeste. È importante che dedichiamo momenti dove siamo a tu per tu con il Signore. Non ci sono i figli, non c'è la moglie, non siamo online. Mettiamo non uso aereo, ma uso comunione. Ecco, il mio momento con Dio, il mio momento nella preghiera, il mio momento nella parola, il mio momento da trascorrere insieme al mio amico migliore. Tempi in disparte col Signore. Sì, nella camera segreta, ma con la porta chiusa. Per essere totalmente aperti, connessi, collegati, in comunione con il cielo. Un testo di Matteo ci ricorda un'abitudine di Gesù. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare. È venuta la sera, se ne stava lassù tutto solo. Gesù, in disparte, da solo con il Padre. Signore, aiutaci a rimettere la porta sulla camera segreta e chiuderla, così possiamo avere dolce comunione con te. C'è una porta di cui parla l'Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento.
Questa invece è una porta che non deve essere chiusa, ma è una porta che dobbiamo pregare affinché rimanga aperta. Porte che possono aprirsi. In Colossesi capitolo 4 verso 3, egli rivolgendosi ai credenti di Colosse dice: pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunziare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero. Prega. Noi vogliamo pregare, fratelli, affinché delle porte possano aprirsi, affinché dei cuori possano aprirsi. L'apostolo Paolo sentiva un impulso spirituale. Nella sua vita c'era un'esigenza evangelistica. Desiderava e pregava per trovare una porta aperta, così da condividere il messaggio del Signore, la sua fede con qualcuno. Nel suo cuore c'era una prontezza, un desiderio costante di annunciare la lieta notizia di Gesù il Salvatore. Da questo non dobbiamo mai riposarci, ma pregare continuamente: Signore, aprici una porta. Vogliamo che questa porta sia aperta. Fratelli, la mattina preghiamo: Signore, oggi aprici una porta. Questa settimana, Signore, dacci grazia di incontrare un cuore desideroso. Signore, usaci nel nostro posto di lavoro, dovunque andiamo, dovunque ci troveremo. Signore, aprici una porta affinché noi possiamo condividere questo messaggio di vita, questo messaggio di speranza. Gloria al Signore, fratello, sorella. La porta dell'evangelizzazione sia una porta personale, individuale, che sia una porta aperta. Signore, aprici la porta. E se questa porta, se questo aspetto nella tua vita è chiuso, non è una realtà, se non ti ricordi l'ultima volta che tu hai condiviso con qualcuno, anche con poche parole, semplici parole, la gioia più grande della tua vita, stasera chiediamo al Signore: Signore, aprici una porta per condividere il nome di Gesù. E mi avvio a un pensiero conclusivo stasera. Porte aperte, porte chiuse. E voglio farvi notare due porte. Una chiusa, ma una aperta. E la porta chiusa. Leggo in Genesi capitolo 7 verso 16, è in riferimento all'arca di Noè. Venivano maschio, femmina, di ogni specie, parlando degli animali, come Dio aveva comandato a Noè. Poi il Signore lo chiuse dentro. Ha chiuso la porta. Gli animali, la famiglia di Noè, dentro. Dio che chiude la porta. Apocalisse, capitolo 4, verso 1, Giovanni: dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo, e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Due porte. La prima porta chiusa è indice di un periodo di opportunità terminato. Noè ha costruito l'arca, ha obbedito al Signore, e attraverso il suo operato era anche un tempo di preparazione per gli altri. Gli altri potevano vedere, notare, chiedere.
chiedere il perché. Il popolo è stato avvertito attraverso le azioni, il gesto di Noè, che Dio stava adempiendo, stava per mandare un diluvio, aveva un decreto stabilito, sarebbe venuto un tempo di giudizio, l'ira di Dio è stata preannunciata, ma nessuno tranne gli animali, la famiglia di Noè è entrata nell'arca. E poi l'arca, la porta, è stata chiusa. Dio dà un tempo. Dio dà un tempo. Nel Nuovo Testamento, credo che sia Paolo, nel libro degli Atti, mentre si trova ad Atene, no, parla di questo momento, di questo tempo. È un momento, un tempo in cui l'uomo deve ravvedersi, deve cercare il Signore, deve in qualche maniera, ecco, usufruire di questo momento affinché possano entrare, cercare il Signore. E Dio ha dato agli uomini il tempo di ravvedersi, cercare il Signore per scampare l'ira a venire. C'è un tempo, oggi è il tempo della grazia. Se il Signore ritarda l'adempimento della sua promessa, alcuni, no, ce lo ricorda Pietro nella sua epistola, scherniscono, si parla di questo ritorno di Dio, ma da tanto tempo, ma quando verrà il Signore? Il Signore ritarda, non ha dimenticato, ma ritarda aspettando ancora, perché la volontà di Dio è che nessuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Un giorno la porta dell'opportunità, la porta della grazia sarà chiusa. Signore, facci trovare sul giusto lato della porta chiusa, dentro l'arca, in Gesù, al sicuro. La seconda porta di cui ho letto, questa porta aperta in cielo, ci parla di una speranza, la beata speranza, un momento da vivere con aspettativa. Noi stiamo vivendo in attesa di poter un giorno finalmente cavalcare la soglia di quella porta ed entrare nell'eternità. Da questa porta preghiamo affinché ci possiamo tutti attraversare un giorno quella porta aperta in cielo, che ci introdurrà alla presenza del Signore, alla gloria divina. Che speranza! Che nessuno stasera in questo luogo, o chi ci segue altrove, no, vivi in attesa del giudizio, dell'ira di Dio, ma che tutti possiamo essere al sicuro in Cristo, in attesa che la voce dell'arcangelo e la tromba di Dio ci chiami per salire ed attraversare quella porta aperta. Che nessuno stasera si trovi come le cinque vergini stolte. Un giorno trovarsi dinanzi una porta chiusa, ma mentre quelle andavano a comprarne olio, arrivò lo sposo e quelli che erano pronti entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: io vi dico in verità, non vi conosco. La porta per quelle cinque vergini è rimasta chiusa. Bussarono, ma non le fu aperta.
Ma gloria a Dio, fratelli, sorelle, amici, in quest'istante il Signore si presenta alla porta del tuo cuore. Una porta che tu devi aprire. Ed ecco cosa il Signore dice, mentre si trova davanti a questa porta, la porta del tuo cuore. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Gloria a Dio. Oh, amici, fratelli, sorelle, quelle porte che vanno chiuse, chiudiamole. Ma quelle porte che vanno aperte, spalanchiamole. Belle larghe, affinché possa entrare il Re di gloria. Chi è il Re di gloria? Gesù. Il Signore, l'Eterno degli eserciti. Apriti, o frontone, e lasciamo entrare il Re di gloria. Alziamoci in piedi, fratelli. Gloria al Signore. Gloria a Dio, fratello, sorella. Sì, vogliamo che la nostra vita sia aperta a tutto ciò che edifica. E vogliamo che la nostra vita sia chiusa a tutto ciò che potrebbe danneggiare, distruggere la nostra vita e la nostra fede cristiana. Soprattutto che il nostro cuore sia aperto alla presenza di Dio, alla grazia di Dio, a quella consolazione, quella vita eterna che solo proviene dal Signore. Vogliamo pregare, fratelli, insieme prima di lasciarci stasera. Vogliamo ancora aprire il cuore per ringraziare in nome del Signore. Padre, grazie, ti rendiamo col cuore ancora per questo momento dove abbiamo potuto ricevere la tua parola. Fa che possiamo sì mettere in pratica, mettere in atto, possiamo essere diligenti, possiamo essere dei buoni guardiani delle porte del nostro cuore, affinché la nostra vita si apre solo a ciò che ci può fare del bene, che può portare vita e vita eterna. Ti prego per quanti ancora devono decidere di aprirsi anche per la prima volta alla tua grazia, alla salvezza che viene offerta in Gesù. Fa che il loro cuore si apra, Signore, che si possa aprire al Re di gloria, Cristo Gesù, il Salvatore delle anime nostre. Resta con tutto il tuo popolo, la tua benedizione riposi sulla tua Chiesa. Questa te la chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Alleluia, gloria a Dio. Un caro abbraccio, fratelli, saluti da parte mia a tutti e ci rivediamo con i nostri prossimi video messaggi.